Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il punto sull'emergenza sanitaria nella nostra regione, nel giorno in cui sono state bloccate oltre 15.000 dosi del vaccino AstraZeneca e tra l'altro in questi minuti si sta tenendo la conferenza stampa dell'EMA proprio per farci capire di più sul destino dei vaccini AstraZeneca al centro delle polemiche per le morti per trombosi non solo nel nostro paese ma anche in tutta Europa. Nel frattempo in Abruzzo l'epidemia corre e nonostante le restrizioni con cui conviviamo ormai da oltre un mese continua ad essere pesante il bilancio. Noi andiamo in diretta da Pescara con Paolo Renzetti all'interno dell'unità di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara, diretta dal dottor Fazzi, che saluto e ringrazio. Allora, linea a te Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo, buon pomeriggio a te ovviamente e ai nostri telespettatori. Ringrazio anch'io il dottor Paolo Fazzi per averci ovviamente accolto nel suo studio. Dottor Fazzi, mi diceva prima a microfoni spenti c'è anche qualche bella notizia, perché negli ultimi due giorni soprattutto nell'area metropolitana si è registrato un calo di positivi, è così? Sì, sembra, innanzitutto buongiorno a tutti, sembra proprio che ci sia una specie di piccolo plateau. Ora due giorni non fanno tendenza, bisogna vedere quello che succederà nei prossimi giorni, speriamo bene, insomma, ecco, non ci stiamo fasciando la testa, forse anche giustamente, perché la situazione epidemica è diventata decisamente critica. Ormai ci troviamo nella terza ondata, probabilmente noi in Abruzzo, anzi nell'area metropolitana di Pescara, abbiamo anticipato la terza ondata un po', cioè prima delle altre regioni, altre zone diciamo d'Italia, però non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo essere tutti quanti pronti a lavorare e collaborare per il bene finale, che è quello di cercare di contenere questa infezione. Gli esperti dicono, dottor Fazzi, che dopo Pasqua potrebbe iniziare una lenta discesa, potremmo iniziare a vedere la luce, come si può dire, è così anche secondo lei? Sì, è così anche secondo me, perché con diciamo, le nuove misure restrittive si dovrebbe far circolare meno il virus. Questo virus ormai genera, diciamo, degli adepti, tra virgolette, altri ospiti, dopo circa 5 giorni. Quindi se noi per 15 giorni cerchiamo di stare tutti quanti più attenti, dovremmo diciamo, non far generare altri virus, altri cicli di virus per almeno 2 o 3 cicli. Quindi di conseguenza dopo Pasqua dovremmo stare tutti quanti un po' più sereni. Poi ovviamente dobbiamo aspettare, come abbiamo capito già dall'anno scorso, l'arrivo del caldo, quindi da metà maggio in poi probabilmente riusciremo a vivere più serenamente. Prosegue la vaccinazione, ovviamente con le problematiche che una vaccinazione comunque così grande come numeri può comportare. C'è anche questa sospensione, come diceva anche il collega Alfredo Primante da studio, dei vaccini AstraZeneca. A tal proposito, dottor Fazzi, questo potrebbe creare problemi nella nostra regione per quanto riguarda le vaccinazioni? Allora, noi siamo una regione, diciamo, poco popolosa, però ovviamente a livello percentuale diciamo, c'è questa incidenza di un tot numero di soggetti che non è riuscito a vaccinarsi ieri, oggi e quindi fino probabilmente a giovedì sarà così. È naturale che ci sarà un rallentamento nella vaccinazione, dove, un momento dove invece bisogna veramente correre per vaccinare. Ma adesso le cose stanno in questi termini, confido nell'EMA, confido nell'AIFA, che ovviamente bisogna vederci chiaro. Secondo me il rischio forse ipotetico ci potrebbe stare, considerando questo tipo di vaccino che va a generare degli anticorpi contro antigeni che sono diretti contro l'ACE2, l'ACE2 è un recettore endoteliale, quindi magari nel momento in cui si producono queste proteine antigeniche, magari si va a stimolare l'ACE2 e in qualche soggetto magari può dare dei problemi. Però è pur vero che parliamo di, stamattina sentivo, 17 o 18 casi su 17 milioni di vaccinati in Europa con AstraZeneca. Quindi
un rischio tra virgolette calcolato, nel senso che nessun tipo di vaccino è scevro da situazioni anche di questo tipo qua, cioè puoi morire di shock anafilattico in percentuale ovviamente basse. Il vaccino è una specie di terapia, che poi in realtà non è una terapia, immunoprofilassi attiva, che si deve seguire per il bene della collettività e non del singolo soggetto. Noi ci vacciniamo per la collettività affinché si faccia circolare meno il virus. Purtroppo ci possono essere delle situazioni spiacevoli, purtroppo. Difatti i Novax si attaccano proprio a questi episodi, che fortunatamente però sono rari in tutte le forme di vaccinazione, ma anche tutto sommato in questa vaccinazione anti SARS-CoV-2, perché a fronte di eventi avversi un po' fastidiosi che ci sono stati, ma sia per chi ha fatto il vaccino mRNA che per AstraZeneca, parlo della situazione italiana, ovviamente ci sono state delle reazioni, diciamo, un po' più numerose rispetto a un vaccino convenzionale, perché è un vaccino giovane, perché è stato partorito in 8 mesi invece che in 18-24, però, come dicevo prima, bisogna correre, è l'unica situazione che ci può salvare come collettività, non solo italiana, non solo abruzzese, ma mondiale, è vaccinarci e poi ovviamente tenere a bada il virus con le mascherine, distanziamento sociale e quant'altro. Alfredo, a te la linea per qualche sollecitazione col dottor Fazi. Sì, volevo restare sul tema vaccini perché è quello che chiaramente anche a chi ci ascolta da casa interessa di più. Le volevo chiedere se secondo lei è stato un bene sospendere la somministrazione del farmaco, lo ricordiamo, lei lo sa meglio di me, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, che al momento non è stata ancora dimostrata una relazione di causa-effetto tra la somministrazione del vaccino e le morti, è una sospensione in via precauzionale. Secondo lei si è fatto bene, è stato opportuno oppure si doveva proseguire comunque? Allora, secondo me è stato opportuno, però l'AIFA e l'EMA devono essere celeri e devono darci una risposta. So che si sono confrontati i vari ministri della sanità degli stati, anche diciamo, più importanti dal punto di vista diciamo, della densità abitativa, parlo della Francia, della Spagna, della Germania e appunto dell'Italia, quelli insomma, che rappresentano il fulcro dell'UE. E quindi so che stanno eseguendo delle autopsie su questi soggetti defunti dopo aver eseguito questo vaccino. Quindi a breve ne sapremo di più, comunque è giusto in via cautelativa bloccare questo vaccino. È stato un peccato perché si stava cominciando a vaccinare un numero congruo di soggetti. Però è pure giusto insomma, avere un attimo di riflessione per cercare di capire bene la situazione, anche se un vero e proprio nesso di causalità forse non c'è, considerando che il numero delle reazioni avverse con morte è decisamente basso, parliamo di un caso ogni milione di vaccinati. Sentivo stamane sempre dal telegiornale, dalla rete nazionale, che ad esempio in Inghilterra, dove pure hanno vaccinato parecchi con AstraZeneca, che AstraZeneca poi peraltro è una multinazionale con sede in Gran Bretagna, se ho capito bene non c'è stato nessun caso di trombosi dopo il primo inoculo. Quindi certo lì poi dipende anche da fenomeni etnici, razziali, di costituzione, tante situazioni che devono essere vagliate e dove sicuramente gli scienziati preposti ci daranno una risposta. La risposta deve essere a breve però. Altra domanda che le faccio, prendo spunto da una notizia che ho letto sulle agenzie proprio questa mattina. Moderna sta conducendo la sperimentazione sui bambini, sui ragazzi fra i 6 e i 15 anni. E la mia domanda è se il prossimo step di vaccinazioni, data anche la situazione delle scuole che sono chiuse, lo sappiamo, anche per evitare i contagi, secondo lei deve coinvolgere anche la popolazione
giovane, quindi ripartire diciamo dalle giovani generazioni per evitare che poi ci sia il contagio a livello familiare. Sì, io la penso proprio in questa maniera. Se noi volessimo vaccinare prima i giovani, che sono quelli giovani, non solo soggetti in età pediatrica, ma giovani adulti, soggetti che comunque sono in età lavorativa, riusciremmo a garantire anche le persone che normalmente in questa fase non escono, persone fragili o persone anziane. Invece diciamo, si è deciso un po' in tutto il mondo invece di vaccinare gli anziani e i fragili, ma invece ribaltando la situazione, cioè quindi andando a vaccinare chi si può realmente e più facilmente infettare, forse si può contenere meglio la circolazione del virus, quindi sono sicuramente favorevole. E questo consentirebbe insomma di anche di magari l'anno prossimo riaprire le scuole, far tornare i ragazzi all'interno delle scuole, e questo mi sembra anche un nodo centrale per tutta la vita del paese, non solo dell'Abruzzo, perché insomma le scuole chiuse sono una ferita sicuramente dolorosa. Ultima domanda che le faccio, e l'ha accennato prima Paolo, ma vorrei entrare un po' più nello specifico. Lei che vive insomma mano a mano la situazione dei tamponi, questa curva del contagio con queste restrizioni diciamo è considerata anche la Pasqua rossa che ci attende, mi è parso di capire, dovrebbe essere già in fase di decrescita, è così? Allora, noi abbiamo notato qui a Pescara, io parlo dei dati miei anche perché vi dico, faccio veramente fatica con tutto l'impegno che abbiamo qui in zona a vedere bene, a ragionare sui numeri che pure ci vengono forniti e anche a livello nazionale piuttosto che globale. Io ho notato un piccolo trend, sono 2-3 giorni che abbiamo un minor numero di o comunque diciamo una specie di plateau, non c'è un aumento diciamo di nuovi casi. Spero che sia, che faccia tendenza questa situazione, e che magari fra 7 giorni potremmo dire ok, siamo arrivati al plateau e adesso ci aspettiamo la discesa. L'anno scorso il lockdown che è stato inventato, si può dire, dal nostro paese ha dato dei vantaggi considerevoli, quindi queste restrizioni sicuramente ci daranno dei vantaggi. Paolo, per la chiusura del collegamento, a te. Sì, la chiusura ovviamente ringraziando già da ora il dottor Paolo Fazi. Un appello, se io lo vorrei chiamare così, dottor Fazi, perché mancano 2 settimane proprio a Pasqua. Una raccomandazione insomma alla cittadinanza per quanto riguarda proprio quei 2-3 giorni festivi, che saranno giorni in cui ovviamente molti cercheranno comunque di muoversi per andare a trovare i parenti. Lei cosa si sente di dire? Mi sento di dire questo, che praticamente già ci siamo passati per le vacanze diciamo natalizie e sappiamo che molte persone senza ovviamente nessun senso civico, molte persone si sono riunite a casa di amici, hanno festeggiato magari l'anno nuovo, e quindi poi abbiamo pagato le conseguenze di questo atteggiamento non congruo. E quindi io mi auguro di fare un piccolo sacrificio appunto nel periodo pasquale, si tratta di stare a casa 2-3 giorni, perché tutti quanti ne gioveremo successivamente. Ne gioverà la collettività, ne gioverà la società, l'economia e anche noi che lavoriamo in ambito ospedaliero, e sono 13 mesi ormai che siamo oberati di lavoro, ovviamente non ci pesa, nel senso che il peso della nostra professione ce la facciamo passare, siamo abituati a sacrificarci. Però è pur vero che passano i giorni e guardo i miei collaboratori piuttosto che gli altri operatori sanitari, e vedo nel viso delle rughe di stanchezza, non di vecchiaia, perché siamo francamente veramente, insomma, la stanchezza si sta facendo sentire, anche perché per quanto mi riguarda non sono più molto giovane, quindi patisco di più di chi invece è da poco che ha intrapreso la mia attività.
Grazie, grazie ancora al dottor Paolo Fazzi, direttore grazie dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica da Pescara in linea, che può tornare allo studio di TV6. A te Alfredo. Grazie, grazie a Paolo Renzetti e al dottor Paolo Fazzi. Nel frattempo è iniziata la conferenza dell'Agenzia Europea del Farmaco, staremo a vedere che cosa ci verrà detto sui vaccini di AstraZeneca. Nel frattempo proseguiamo con il nostro telegiornale e continuiamo con la pagina dedicata ai vaccini, perché il Presidente della Regione Marsilio si dice soddisfatto della capacità vaccinale dell'Abruzzo, circa all'82% nel rapporto fra dosi consegnate e somministrazioni, circa 140.000 persone, poco più quelle vaccinate. Respinge dunque le critiche avanzate dall'opposizione sul piano messo a punto da Regione Abruzzo. Anche la scelta delle zone rosse localizzate sono per il Presidente della Giunta regionale la soluzione migliore. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il presidente Marco Marsiglio rende noto che l'Abruzzo è al quinto posto tra le regioni italiane per capacità vaccinale, avendo somministrato più del 90% di dosi a disposizione. In regione però l'opposizione attacca e giudica inadeguato il piano di vaccinazione messo a punto dal governo regionale di centrodestra. L'opposizione non ha più argomenti, l'Abruzzo vaccina più del 90% delle dosi che gli sono state recapitate, e attendiamo che ci diano le altre e che ci diano anche i vaccinatori promessi. Noi la nostra parte la stiamo facendo, abbiamo aperto e stiamo aprendo già da oggi un centinaio di punti di vaccinazione che permettono di essere presenti capillarmente su tutto il territorio e ci metterebbero in condizione di vaccinare l'intero Abruzzo in poche settimane se qualcuno ci fornisse i vaccini. Marsiglio spiega poi la linea adottata dalla Regione Abruzzo sulle zone rosse localizzate. La scelta di imporre chiusure limitate permetterebbe di non applicare un pesante lockdown generalizzato. Massima attenzione comunque all'incremento dei contagi. Continuiamo a tenere sotto stretto monitoraggio tutti i comuni, in particolare quelli che hanno mostrato delle accelerazioni negli ultimi giorni, oltre a Tortoreto che abbiamo già subito sottoposto a misure più restrittive, ci sono Morrodoro, Colonnella, Martinsicuro, insomma c'è preoccupazione su diversi siti che continueremo a tenere sotto controllo, perché la nostra strategia è quella di intervenire il più tempestivamente possibile nei luoghi che mostrano dei focolai intensi di accelerazione nel numero dei contagi. È finora una tecnica che ha consentito di evitare che l'intero Abruzzo finisse in zona rossa. Come avete visto, più della metà delle regioni italiane sono finite in zona rossa, alcune addirittura passando direttamente dal giallo al rosso nel giro di pochi giorni. Noi, quando abbiamo intercettato la variante inglese e capito che alcune zone erano particolarmente colpite, le abbiamo subito circoscritte, prima l'intera provincia di Chieti e Pescara. La settimana successiva abbiamo ristretto l'area ai comuni maggiormente colpiti, e questa trentina di comuni che ci portiamo dietro con qualche variazione settimanale nell'elenco sta consentendo al resto del territorio di non subire le restrizioni di maggior peso, che sono quelle appunto della zona rossa. Aggiornamenti in tempo reale dalla conferenza stampa dell'EMA, da quello che siamo riusciti ad ascoltare, insomma, mentre andava in onda il servizio, ci si è raccomandati rispetto al fatto di recarsi subito nei posti di pronto soccorso nel caso in cui si abbiano dei sintomi avversi del dopo vaccinazione, ma dai dati non sembra emergere una correlazione tra le dosi somministrate e le morti registrate. Comunque ci saranno, ha detto l'EMA, degli approfondimenti già da questo pomeriggio proprio per capire meglio cosa sta succedendo. Dunque ci pare di capire che la campagna vaccinale dovrebbe riprendere nel giro di poche ore, di pochi giorni. Vedremo poi quale sarà la decisione ufficiale comunicata più avanti. Allora, noi nel frattempo proseguiamo con il nostro giornale con la direttrice dell'Organizzazione Mondiale della Salute Animale, Monique Eloi, che ha visitato la sede dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo.
diciamo, accolta nel pomeriggio di ieri dai vertici degli ZS dei rappresentanti delle istituzioni del territorio, Madame Meloa ha ribadito l'importanza strategica degli ZS Abruzzo Molise, leader nella ricerca internazionale. È stato l'ennesimo importante riconoscimento e onore per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo la visita di Monique Eloi, direttrice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. Madame Eloi è arrivata in Italia per incontrare il Ministro della Salute Speranza e non ha perso l'occasione per visitare uno dei centri di eccellenza più noti nel mondo. L'Istituto è veramente conosciuto a livello mondiale, ha una grande importanza che riveste grazie alle livello elevato di expertise che ha in tanti campi. Abbiamo delle collaborazioni attive che legano proprio l'Istituto all'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'importanza dell'Istituto è anche fondamentale nell'ambito di quello che è One Health, quindi la salute unica tra uomo e animale, e l'apporto che l'Istituto può dare è veramente, veramente fondamentale. Il ruolo dell'Istituto sarà fondamentale per gestire anche quelle che saranno future emergenze, per prevenire soprattutto le malattie infettive che poi possono essere anche trasmissibili ovviamente all'uomo. Oggi non è solamente per riconoscere il valore di questo istituto, ma anche per ringraziare tutte le autorità locali di quello che è il servizio che l'istituto fa, e non a caso poi nei prossimi giorni andrò anche in visita al Ministero della Salute. La direttrice dell'OI è stata accolta a Teramo dalle istituzioni locali e regionali a dimostrazione di come il territorio sia legato all'istituto, struttura di alta ricerca e attualmente strategica nella lotta alla pandemia. Una visita importante, un riconoscimento internazionale all'istituto. Giornata storica per l'istituto, la visita della direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale per noi è un riconoscimento dell'attività svolta, della nostra tradizione. Perché vi dà questo grande riconoscimento? Perché l'Istituto è impegnato a livello globale ormai da anni sullo scenario scientifico, sulla cooperazione nella sanità veterinaria. Questo impegno è oggi rinnovato e potenziato, i rapporti sono sempre più intensi e andiamo avanti su questa strada. Cambiamo argomento, ora la cronaca. In seguito agli interventi mirati della Guardia di Finanza sono state individuate e segnalate 31 persone che usufruivano in maniera illegale del reddito di cittadinanza nella provincia di Teramo. Vediamo il servizio di Samuele Mucci. Tra le 31 persone che percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza c'era anche chi era sottoposto ai domiciliari per reato di associazione di tipo mafioso. La Guardia di Finanza di Teramo, infatti, in seguito a dei controlli, ha individuato e accertato una frode di oltre 250.000 euro. Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno scoperto di alcuni titolari di conti di gioco online, attraverso i quali avevano vinto somme importanti di centinaia di migliaia di euro. Per le 31 irregolarità sono state presentate delle false attestazioni ISEE, e questo perché erano stati individuati alcuni soggetti lavorare in nero presso esercizi commerciali con il doppio beneficio di percepire il reddito di lavoro dipendente in nero e di arrotondare il proprio stipendio con il reddito di cittadinanza, oppure individuati soggetti che non hanno dichiarato nella propria dichiarazione il patrimonio posseduto. Casi ancora più eclatanti sono stati quelli che erano sottoposti a una misura cautelare personale degli arresti domiciliari o condannati in via definitiva anche per associazioni mafiose. Adesso andiamo a Vasto, dove i lavoratori della Sabino Esplodenti di Casalbordino, fermi da dicembre dopo che c'è stato il grave incidente costato la vita a tre operai all'interno della fabbrica, hanno incontrato il procuratore capo a seguito del sit-in effettuato sotto il Palazzo di Giustizia Istoniense. Le maestranze sono preoccupate per la chiusura della fabbrica di smaltimento esplosivi e chiedono di poter tornare a lavorare nelle parti non interessate dall'incidente. Vediamo il servizio.
Dopo la protesta la scorsa settimana davanti ai cancelli della Sabino Esplodenti di Casalbordino, il sit-in dei lavoratori questa mattina si è spostato sotto la sede del Tribunale di Vasto. L'azienda specializzata in demilitarizzazione di munizioni ed esplosivi è sotto sequestro dal 21 dicembre scorso, giorno in cui un'esplosione è costata la vita a tre operai, Nicola Colameo, Paolo Pepe e Carlo Spinelli. La settimana scorsa è arrivato il via libera dell'Inps alla cassa integrazione fino a metà aprile, ma il timore degli 80 lavoratori è che la Sabino Esplodenti non riesca a sopravvivere alla chiusura. I dipendenti hanno più volte precisato di non voler chiedere un'accelerazione delle indagini, ma solo di permettere all'azienda di lavorare, lasciando sotto sequestro l'area interessata dall'incidente. Richiesta che è stata reiterata anche davanti al procuratore capo di Vasto Giampiero Di Florio, che ha ricevuto una delegazione dei lavoratori Sabino. Al termine dell'incontro, Di Florio, al microfono dei colleghi della RAI e di zona locale, da cui è stato ripreso questo video, non si è sbilanciato sui tempi di un eventuale di sequestro, garantendo come la procura abbia a cuore la sicurezza dei lavoratori. Ho ritenuto opportuno parlare con i rappresentanti dei lavoratori per spiegare che la procura della Repubblica non è causa di ciò che è accaduto. Noi semmai siamo la conseguenza in relazione alla gravità, alla drammaticità di quei fatti che si sono verificati purtroppo il 21 dicembre. Sono consapevole delle esigenze e delle aspettative dei lavoratori, specie in questo momento di particolare dramma, non solo per loro ma per tutti, però io devo stare tranquillo perché gli operai possono lavorare se ci sono le condizioni di sicurezza. Io non voglio che accadano altri episodi simili. E noi adesso proseguiamo il nostro telegiornale con lo sport. Questa sera alle 21 il Pescara ospita l'Ascoli per il primo di una serie di scontri diretti che scriveranno il destino dell'11 biancazzurro, sfida tra la penultima e la terzultima squadra della B. Vediamo insieme il servizio di Andrea Costantini. I progressi ci sono stati, le prestazioni hanno un lento ma costante miglioramento, ma ora al Pescara servono le vittorie, servono i tre punti, già dall'infrasettimanale di questo martedì con l'Ascoli che apre la parte finale del campionato. Le ultime 10 partite caratterizzate da scontri diretti, che sono 7 per quella che è la classifica attuale. Solo i match con Pisa, Monza e Salernitana al momento non si possono definire tali. Quello contro il Picchio è uno snodo decisivo, una sconfitta darebbe al Pescara il senso di un percorso irrimediabile verso la C, una vittoria oltre che il sorpasso in classifica, come avvenne lo scorso dicembre con l'avvento di Breda, darebbe ulteriore slancio per la rincorsa al quartultimo posto, piazzamento play-out, distacco dalla quintultima permettendo. Il tecnico Gianluca Grassadonia recupera Drudi dopo la squalifica e Balzano dopo il problema al ginocchio avuto a Cittadella. Mancheranno ancora Bocchetti e Tabanelli, si va verso la conferma del 4-3-3 visto a Lignano. Resta da vedere se con la conferma della stessa linea difensiva, nel caso escluso Drudi, oppure con il rientro al centro del difensore romagnolo, Gut potrebbe giocare nell'inedito ruolo di quarto di destra per una linea un po' più bloccata. In avanti Maestro e Galano ai lati, Giannetti e Seter insidiano Odgaard per il ruolo di centravanti. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, di qualità, dalla tempra dura, ma allo stesso tempo dico che la rispettiamo fortemente, ma anche noi abbiamo tanta qualità e soprattutto sappiamo che è una partita non fondamentale ma veramente importante, quindi i ragazzi si stanno preparando bene, dobbiamo solamente continuare perché la strada intrapresa è quella giusta e, ripeto, trovare massima cattiveria sotto rete, perché la squadra comincia a creare, comincia a capire quello che bisogna fare sempre di più durante le partite e quindi assolutamente massima cattiveria. Sul fronte Ascoli mancheranno tre ex, Pucino e Stojan infortunati, Brosco squalificato dopo l'espulsione rimediata con il Venezia, rientra Kragel che contende una maglia a Dorazio, difesa completata da Pinna, Avlonitis e 40, centrocampo con Eramo, Bukel e Saric, in avanti Sabiri e Bidawi agiranno a supporto di una punta, Baic in gol col Venezia se la gioca con Dionisi. Sarà una gara particolare per il tecnico Andrea Sottil, chiamato al capezzale del Pescara lo scorso luglio, se
6 punti nelle ultime 6 partite della sua gestione non bastarono a evitare il play-out col Perugia, occasione nella quale il tecnico torinese riuscì a ricompattare il gruppo fino alla sofferta salvezza all'ultimo rigore. Una grande gioia seguita dall'amarezza per la mancata conferma. L'anno scorso è stata un'esperienza molto, molto dura, molto difficile, dove alla fine siamo riusciti a conquistare l'obiettivo di rimanere in Serie B. È stata un'altra esperienza professionale che mi ha dato tanto, quindi però oggi sono a Torre dell'Ascoli, ho di fronte un obiettivo, farò di tutto, come sempre faccio il massimo di me stesso per centrare l'obiettivo. È stato un'ottima seduta di allenamento dove ho visto concentrazione, serenità, impegno come sempre, soprattutto grande voglia di affrontare questa partita importante, questa finale, perché è una finale, ce ne abbiamo 10, questa è una partita importantissima. Da metà anni 70 sono 38 i precedenti tra Pescara e Ascoli, col picco in vantaggio 19 vittorie a 10 e 9 pareggi, un bilancio negativo ma che il Pescara sta invertendo, visto che il Delfino è in serie aperta di 3 vittorie consecutive, doppio 0-2 in trasferta con Zauri e Breda e 2-1 casalingo con Le Grottaglie, e domani tenterà il poker. Direzione di gara a Di Bello di Brindisi, arbitro da 118 presenze in Serie A. Per il Pescara 3 precedenti, tutti nella massima serie, e 3 sconfitte, l'ultima nel 2017, 0-2 con la Juventus, Ascoli con una vinta, una pareggiata e 2 perse, e ultimo precedente circa 8 anni fa. E adesso continuiamo con la pagina dello sport, ancora calcio ma di Serie C. Domani pomeriggio alle 17.30 il Teramo sarà impegnato al Bonolis con la capolista ternana. Biancorossi che dovrebbero confermare l'11 vittorioso a Catania. Paci dice che i suoi sono pronti alla sfida più complicata e rinvia ancora il discorso rinnovo contratto. Vediamo. La affrontiamo con una buona consapevolezza che stiamo vivendo un buon momento, ma non l'affronterei come va, è una competizione e dobbiamo fare il massimo per cercare di vincere la partita. È anche curioso per noi capire a che punto siamo rispetto alla squadra più forte del campionato, capire a che livello competitivo siamo rispetto a loro, una squadra eccezionale sotto ogni punto di vista, e quindi siamo molto carichi, molto aspettiamo con grande entusiasmo questa partita. Ci stiamo preparando, abbiamo avuto poco tempo, ma hanno avuto anche poco tempo loro per prepararla, quindi non è una cosa normale, però ci stiamo preparando, sappiamo i loro punti di forza, sappiamo loro che sono tanti, sappiamo i loro punti deboli che sono pochi, e niente, aspettiamo domani. In questi casi un allenatore che tipo di riflessioni fa dopo una bella vittoria come quella di Catania? Non tocco niente perché siamo andati bene, molto bene così, a livello di formazione parte. Ma a livello di formazione, allora sì, in generale sì, ma per questa partita è la seconda in 2 giorni, vediamo se dobbiamo cambiare qualcuno, adesso non lo so, vediamo le condizioni fisiche come saranno. Oggi abbiamo la rifinitura, oggi pomeriggio, vediamo quali saranno le indicazioni, cercherò di toccare il meno possibile, quello sì, perché comunque è una squadra che sta dando garanzie, e poi vediamo nei limiti del possibile. Ti volevo chiedere se la cattiveria è una cosa che si può allenare quando arrivi, insomma, vicino alla porta e devi cercare di concretizzare di più, oppure è una cosa che hai o non hai, quindi non si può fare praticamente poco. Noi abbiamo attaccanti secondo me formidabili, perché nell'applicazione, nella fase difensiva, nel pressing che fanno e nell'atteggiamento che hanno, perché la grande fase difensiva parte da loro, se la difesa lavora bene, perché gli attaccanti sia in fase di pressing ma soprattutto in fase di contropressing si danno l'anima, e quindi sono giocatori straordinari da questo punto di vista. Però stiamo dimostrando che dal punto di vista realizzativo non abbiamo i piedi per competere a quel livello. Credo fortemente dentro di me che i nostri giocatori abbiano quel fuoco, e io come allenatore devo riuscire a capire la chiave e a tirarglielo fuori. Ti faccio una domanda un po' cattiva, ti sei dato una deadline per dare una risposta sull'eventuale prolungamento del tuo contratto?
No, io ribadisco che, come ho detto un po' di tempo fa, il presidente mi ha chiamato per parlare di futuro, però riprendo le parole che ha detto il presidente, certezza che sta vivendo un po' il calcio italiano, non è solo il calcio a Teramo, ma un po' un discorso in generale, e quindi in questo clima di incertezza è anche difficile parlare e capire un po' di più di quello che non sia il presente, che è la cosa più importante per noi, che è lo sforzo che dobbiamo produrre noi come gruppo squadra per riuscire ad ambire alla miglior posizione di classifica possibile e valorizzare i nostri giovani. Quindi è quella la cosa più importante per noi in questo momento. Lasciamo il calcio, adesso passiamo al volley. Prosegue il momento magico della Sieco Ortona, che si è imposta in 4-7 a Santa Croce sull'Arno. Domani sera nel recupero casalingo con Taranto, l'Impavida darà la caccia al secondo posto. Dopo tre stop ritrova il sorriso l'Abba Pineto, che la spunta dopo una battaglia di 5 set con Modica. Il servizio è di Sergio Zappalorto. Altra impresa, l'ennesima senza pezzi pregiati. Cantagalli out, Simone impiegato solo in avvio di un Assieco che vendica l'andata e batte 3-1 a destinazione il temibile Santa Croce sull'Arno. Ora è quarta, ma domani avrà un altro recupero interno col Taranto, scontro diretto che, con un successo, consentirebbe agli ortonesi di piazzarsi al solitario secondo posto con l'ultimo turno della stagione regolare di nuovo in casa contro l'abbordabile Castellana Grotte domenica 21. Squadra incredibile. Torna a vincere, pur se a fatica e al break, ma con merito, un ritrovato Abba Pineto che tuttavia dovrà accontentarsi, tranne clamorose sorprese, del quarto posto. L'importante era vincere per ritrovare la spinta giusta. Mister Rosichini. Assolutamente sì, soprattutto dopo una partita che si è evoluta in questa maniera, averla portata a casa chiaramente ci dà convinzione dei nostri mezzi. Sabato anticipo senza rischi ad Aci Castello. In B torna a giocare e a vincere al tie break l'Alba Adriatica, mentre cade in casa contro il Forte Molfetto un dignitoso Paglieta. In B1 femminile, altro pesante KO dell'Altino sul campo del Casal dei Pazzi, mentre finalmente esordisce e vince largamente 3-1 sul Trevi il sestetto di Chieti del tecnico Nibbio. Gran voglia di giocare, vittoria purificatrice nelle immagini. E a proposito di immagini, in B2 altro derby, altra corsa di una rabona che insegue l'inarrestabile capolista Porto Sant'Elpidio, che liquida le teramane dell'Impianti Futura. Le manopellesi battono 3-1 le cugine del Pescara 3 in un match avvincente dove le ragazze di Mazzuccato, tra le quali esordito la Montanaro, hanno ben figurato, confermando un evidente processo di crescita. Quelle di Cesarone sono da tempo col vento in poppa. È tutto, il TG6 termina qui, tornerà alle ore 19. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera attorno alle 20.30 con Diretta Stadio per seguire il match clou per quanto riguarda il cammino salvezza del Pescara fra appunto Pescara ed Ascoli. Grazie e buona giornata.